A Roma, solenni onoranze alla salma di Giuseppe Romita. A 17 anni mise il suo giovanile entusiasmo al servizio della causa socialista e a questo ideale rimase fedele sino alla morte. Il suo nome resta legato al referendum istituzionale, le cui difficili operazioni egli seppe condurre come ministro degli interni, con imparziale fermezza. È nato Alberto, figlio dei principi di Monaco. I sudditi di Ranieri e di Onassis esultano per la seconda volta. Alberto si aggiunge a Carolina e aggiunge nuove gioie ai monegaschi, per i quali ogni erede dà nuove probabilità di lunga esenzione fiscale. Si dice che Ranieri voglia trasformare in onore del figlio e per desiderio della moglie il principato in regno. La piccola Carolina non è più erede al trono. È rinata a Firenze una delle più belle opere architettoniche del mondo, il Ponte a Santa Trinita. È rinato nelle sue linee purissime, così come lo volle Bartolomeo Ammannati su progetto di Michelangelo. Eretto nel 1569, fu per 3 volte distrutto, polverizzato nel 1944, è stato ricostruito pietra su pietra. Ma i fiorentini amano le polemiche, polemizzano sulla statua della primavera, la cui testa non è stata più ritrovata. Per fortuna l'estate la sua testa ce l'ha. Alla cerimonia ufficiale dell'inaugurazione sono intervenuti il Presidente del Consiglio, onorevole Zoli, e il Ministro dei Lavori Pubblici, onorevole Togni. Anche questo è un taglio di nastro, ma non il solito. È il suggello di una grande vittoria della cultura. Dopo 8 anni di lotte e di difficile lavoro, il Ponte a Santa Trinita è lì dov'era e com'era. Finalmente sposa Françoise Sagan. Sembra che pensando alle sembianze dello sposo, Françoise avesse scritto Buongiorno tristezza. Si conobbero in una casa editrice, si amarono tra l'odore del piombo delle tipografie. Ora, in una casa di campagna, passeranno la prima notte di nozze. Lo sposino ha diversi anni più della sposina. Auguri, Françoise, hai fatto tuo il motto meglio tardo che mai. Non tardi, anzi prestissimo, sono giunti i vigili del fuoco nel caso in esame dell'acqua al quartiere romano del Prenestino. Il popolare rione aveva assunto un aspetto tipicamente veneziano. Causa dell'allagamento, una sonda che stava trivellando il terreno per le fondamenta di un nuovo fabbricato. Improvvisamente la sonda incontrò un ostacolo sul suo cammino. Gli sforzi furono raddoppiati e l'ostacolo superato. Era una tubatura dell'acqua marcia ed ecco le conseguenze. Si accingono a partire da Napoli per la Svizzera 36 levrieri. Si conclude così l'odissea di 180 animali nati per correre. Giunsero a Genova dall'Egitto. La società di corse che li aveva ingaggiati era fallita. Rischiarono di morire di fame. Furono ospitati dalla Lega dei Cani di Milano. Vennero quindi trasferiti a Napoli. Ma intanto la loro sorte aveva commosso la Svizzera. 36 famiglie elvetiche decisero di adottare altrettanti levrieri. Per questi ormai un avvenire sereno, non più vita da cani.